Sappiamo che l'incontro si è appena concluso a Palermo. Sì. Com'è andato? Non è andata male. Cioè, loro hanno tenuto conto di tante cose, hanno già detto pubblicamente a tutti noi che c'era un piano che non li convinceva. E quindi siamo arrivati, adesso era lei con tutto lo staff a Paternò. Quindi il prossimo appuntamento a Paternò, quindi. Organizzato un incontro per venerdì pomeriggio all'Aula Magna della Virginia per riferire quanto è stato detto in questa riunione. Ma il risultato è positivo per questa prima riunione, ma sapevo di che soprattutto finalmente le ragioni sono state ascoltate, per cui abbiamo avuto la possibilità di avere un dialogo concreto sia con l'assessore che con i responsabili tecnici dell'assessorato. E abbiamo avuto da loro la assicurazione che il piano comunque verrà rivisto, nel senso che non esiste il piano vecchio come punto di partenza, ma esiste l'esigenza di guardare veramente i dati che prima forse non erano stati affatto guardati, e sulla scorta dei dati reali che vengono dal territorio e che vengono dalle aziende ospedaliere e dalle aziende sanitarie, fare una vera pianificazione. L'assessore, tra l'altro, ha fatto una missione che per me è interessante, cioè ammettendo che in fondo la pianificazione della regione siciliana anche precedentemente era una pianificazione sbagliata, per cui implicitamente adesso che la pianificazione fatta precedentemente non era una pianificazione fatta bene, questo per noi diciamo importante perché significa che non puoi ripartire da una cosa sbagliata, significa che la vuole mettere in discussione abbastanza profondamente. E dopodiché c'è questo elemento molto importante che è quello che si faranno. Prima di fare la proposta di legge ci sarà un momento di consultazione della conferenza dei sindaci, così come era previsto nella legge, e come invece non avevano fatto in questo caso. E questo è un altro elemento importante. E un ultimo elemento, anche questo molto importante, è il fatto che ci ha assicurato che ci sarà un incontro con l'assessore a Paternò, insieme a tutti i sindaci di tutti i comuni che afferiscono agli ospedali di Paternò, Biancaville e Bronte, quindi sia questi tre che tutto il circondario, no? Tutti i comuni che in qualche modo utilizzano poi questi ospedali. Ci siamo riproposti un nuovo incontro a Paternò con l'assessore, il presidente della commissione sanità, probabilmente l'intera commissione sanità e anche i sindaci del territorio che per legge devono dare un parere sul piano di programmazione. Ma l'assessore rispetto al piano come si è posta? Qual è la sua L'assessore opinione? ha preso atto dei nostri rilievi, si è impegnata a che le scelte di programmazione siano ancorate ai criteri oggettivi, alle statistiche, ai dati, no? Sulla chirurgia, la chirurgia dell'ospedale di Paternò è la prima dell'azienda sanitaria, non si giustificherebbe un trasferimento in un altro presidio. Quindi, abbiamo ragionato sui criteri generali che devono tener conto, di cui bisogna tener conto nella programmazione. Questo piano, ancora una volta, privilegia ipertrofico rispetto alla città metropolitana di Catania, che fa 280.000 abitanti e trascura gli ospedali del territorio, considerato che il territorio fa 1.100.000, Catania fa solo 280.